Qui con Vincenzo Alfiero nel post gara, Fossano 3, Cilverghe 0, il Fossano in Serie D, che emozioni hai adesso? Oh, è una giornata straordinaria, è un pubblico veramente caldo che ci è stato vicino, siamo tutti quanti contenti di vedere le famiglie qua in campo a festeggiare con noi. Sono stati 90 minuti di fuoco, abbiamo dato tutto, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra forte e sono stracontento, felice per tutti, per me stesso, per la mia famiglia, per i miei compagni, per il mister, la dirigenza, per tutti, perché ci hanno sempre dato una mano, ci hanno sempre messo nelle condizioni di poterci esprimere al meglio e si meritano tutti quanti questo traguardo. Il coronamento di un sogno, il coronamento di una stagione incredibile quest'oggi, no? Sì, una stagione particolare, iniziata non benissimo, ma consapevoli, come abbiamo sempre detto nelle interviste, di essere una squadra forte, però era un gruppo nuovo all'inizio. Se non sbaglio 18 ventesimi sono stati cambiati, quindi avevamo chiesto pazienza perché avevamo bisogno di lavorare, di conoscerci, e poi l'abbiamo dimostrato partita dopo partita con un girone di ritorno devastante. Purtroppo non siamo riusciti a vincere il campionato direttamente, però poi durante i playoff abbiamo dimostrato la squadra che siamo. Ancora un tuo timbro, ti chiedo emozioni su questo gol dopo tra l'altro una stagione coronata con tantissimi gol, sei tra l'altro il giocatore comparso più volte nella tua 11 della fedeltà, quindi io vi ringrazio di questo, vuol dire che le mie prestazioni sono state molto positive, sono contento perché 31 gol stagionali sono veramente tanti, ma sono contento più che altro perché hanno contribuito a raggiungere questo grande obiettivo. Ti chiedo ancora questo, sai già sul futuro se rimarrai qui a Fossano? No, non so ancora di preciso, però penso che già stasera parlerò col presidente e vedremo un attimino cosa fare. Ti godi la festa e poi ne riparliamo. Sì, divertiamoci ora. Grazie mille.